Un ex Gfino che ha fatto emozionare tutti con la sua uscita dal Grande Fratello 2 mesi fa. Ha una proposta sorprendente per gli autori del programma. Dopo aver vissuto settimane di nostalgia per i suoi cari, sente la mancanza della casa di Cinecittà e ha lanciato un'idea inaspettata. Fatemi rientrare come ospite. Fatemi rientrare. La confessione dell'ex Gfino. In un'intervista esclusiva a Casa Chi, è stato proprio Ciro Petrone a confessare il suo sogno più grande, spiegando anche il motivo della sua decisione. La crisi per la lontananza dai familiari e dalla fidanzata lo ha spinto a lasciare la casa, ma ora sente il richiamo irresistibile della sua seconda casa. Con un sorriso, ha dichiarato: voglio tornare a condividere momenti speciali con i miei ex coinquilini. Ecco cosa ha dichiarato Ciro, confessando di sentire la mancanza della casa del GF. Se rientrerei, non vi nascondo che già l'ho chiesto. Ho fatto questa proposta di farmi rientrare come ospite 1 o 2 settimane nella casa. Questo per darmi la possibilità di riaccendere gli animi e di fuoco. Dentro lo sai che io la mia non me la tengo mai e la dico sempre. E in casa ne hanno bisogno di uno che dice la sua sempre. Quindi lancio questo appello. Fatemi rientrare come ospite. Se è già successo, sì, in passato l'hanno fatto altre volte. Anche con gli squalificati come Ginevra Lamborghini. Io sono uscito di mia spontanea volontà. Potrei dire la mia anche dallo studio? Sì. Ma in quel contesto ci sono tempi ristretti e parla spesso Mughini perché gli vengono chieste opinioni su temi più seri e lo comprendo. Il rientro di Beatrice? Quella è stata una decisione molto combattuta perché non era semplice rientrare. Ma in questi casi uno si deve trovare nella situazione per capire. Lei è molto intelligente e matura e per me ha fatto la scelta giusta. Non nascondo che per me sarebbe stato molto difficile. Ho visto la polemica sulla sua frase a Letizia. Adesso siamo in due. Però lei l'ha detto in senso di comprensione e condivisione. Non c'era cattiveria. Però dentro la casa è tutto amplificato. Quindi posso capire che Letizia non ha capito. Poi Paolo l'ha presa male. Ma lui è un po' pesante.